Ok, vi annuncio che la registrazione ha avuto inizio e così almeno siete informati a riguardo per i motivi di privacy che ormai sapete. Inizierei, beh, come al solito la nostra call sarà divisa in due grandi parti, una parte un pochino più metodologica all'inizio e poi ci spostiamo su una parte tecnica che più che altro sarà una parte un po' più di ripasso e poi vabbè, un po' di approfondimento per quanto riguarda quella che ci siamo già fatti la passata settimana su regolamento di base, situazioni di base, perché molte persone mi hanno fatto delle domande, allora sono andato a cercare delle immagini che potessero supportare un po' la linea teorica che abbiamo già iniziato, introdotto la passata settimana per quanto riguarda i falli, alcuni tipi di situazioni. Poi faremo anche un po' di excursus tra quello che è l'evoluzione della pallavolo nel regolamento, nel tempo, mettendo a confronto alcune immagini di finali mondiali di diverse epoche maschili e femminili per mostrarvi alcune differenze e cercare di capire anche con un occhio un po' più tecnico e non soltanto da semplice conoscitore della pallavolo, ma da tecnico di scienze motorie, dove poter andare a capire quali sono le caratteristiche che vengono sviluppate dagli atleti in campo e dalle atlete in campo. Io inizierei con la condivisione della mia presentazione. Intanto qui continuo ad arrivare qualcuno. Condivido il mio schermo. Mi date conferma per favore di vedere le slide? Sì. Perfetto, grazie. Allora, incominciamo con la nostra lezione del giorno. Oggi partiamo da qui. Partiamo da un'idea che molte, nel senso che tutti noi probabilmente conosciamo, anche perché voi del secondo anno l'esame di biologia l'avete già sostenuto, quindi le parti evolutive delle varie specie animali le conoscete per bene, però certe volte non facciamo un reale collegamento tra quello che è la teoria evoluzionistica con quello che è poi la metodologia dell'allenamento. Cioè cercare un link anche da quel punto di vista e può darci degli strumenti per interpretare al meglio quelli che sono le componenti che ci caratterizzano. Noi, senz'altro, è indubbio che come uomini siamo una specie animale. Per essere una specie ben determinata, ben definita all'interno di un quadro complessivo, del mondo animale, noi dobbiamo avere delle caratteristiche che sono dettate dai nostri pattern genetici, come vedremo tra poco. Quindi abbiamo una serie di sequenze di DNA che fanno sì che noi siamo caratterizzati come specie animale definita uomo. In un quadro evolutivo generale, noi siamo relativamente in basso su quella che è la scala naturale. In basso perché? Perché non siamo di certo i più grandi, i più veloci, i più forti. Ci sono animali che da questi punti di vista ci sorpassano largamente. Se pensiamo che, se poniamo a confronto la nostra capacità di estrinsecare velocità rispetto a quello di un predatore, un felino che magari come il caso del ghepardo corre a 140 all'ora, non siamo neanche paragonabili. Se immaginiamo di mettere a paragone la nostra forza con quella di un'altra specie come possono essere un orso, e ovviamente
non siamo paragonabili. Se ci paragoniamo alle dimensioni di un elefante, è evidente che siamo estremamente più in basso sotto il profilo strettamente evolutivo. E allora come abbiamo fatto a sopravvivere? Come abbiamo fatto ad arrivare dalle origini a quello che è la nostra condizione attuale? Come ci siamo detti, noi siamo l'interazione di un genotipo, quindi una situazione di pattern genetici, una sequenza di DNA ben definita, che fa sì che noi possiamo essere definiti uomini, con un'interazione fenotipica. L'interazione fenotipica significa l'interazione degli ambienti, delle situazioni che hanno fatto sì che ci sia stata un'evoluzione da quella che è l'origine della nostra specie fino al giorno d'oggi. Però, se noi andassimo a fare un'analisi genotipica, cioè quanto ci differenziamo sotto il profilo del genoma da quelli che sono i nostri avi, da quelli che sono stati i primi ominidi apparsi sulla Terra, vedremmo che non ci siamo distanziati così tanto come si possa pensare. Quello che ha in ordine percentuali siamo intorno al 90-95% di perfetta sovrapponibilità rispetto a quello che è l'origine della nostra specie. Quello che è cambiato drasticamente è il fenotipo. Quindi le situazioni, l'ambiente che ci circonda e che ha condizionato poi a medio termine anche il nostro genoma. Noi come abbiamo fatto quindi a sopravvivere? Noi sopravviviamo perché siamo animali allostatici. Che cosa significa allostatico? Allostatico significa che abbiamo la capacità di aggiustare e adattare il nostro corpo a quelle che sono le situazioni a cui veniamo assoggettate, ma lo facciamo in maniera assolutamente diversa da ogni altra specie. Se ragioniamo in termini di mondo animale, come funzionano le altre specie animali? La specie animale è assoggettata a un fenotipo, quindi a una situazione esterna da affrontare, normalmente deputata unicamente alla sopravvivenza. Quindi, se sei, lasciatemi fare un esempio totalmente a caso, un predatore, e per caso, per tua sfortuna, non hai la possibilità di predare perché, facciamo finta, sei nato con una malformazione che non ti permette di correre sufficientemente veloce, molto semplicemente soccombi, muori, finito. Il mondo animale funziona in questo tipo di direzione. Se dopo un indottrinamento molto rapido, che si tiene normalmente in fase precoce, quando il cucciolo viene al mondo, viene introdotto alla vita, o ci si adatta, o impari subito, oppure soccombi. Cosa diversa avviene invece per gli uomini. Perché? Perché fin da tutte le ere, pochi provvedevano a molti. I cacciatori andavano a predare il cibo per tutti, quindi andavano a caccia, portavano a casa alla tribù il cibo, e alcuni sussistevano anche se non erano in grado di procurarsi il mangiare da soli. Questa capacità ovviamente è assolutamente riconducibile a quella che è la nostra condizione attuale.
Però noi, a differenza di tutte le altre specie animali, basta che l'adattamento di pochi può portare avanti la specie per molti. Anche al giorno d'oggi. Attualmente noi siamo in case, ma probabilmente nessuno di noi è in grado di costruirsi una casa da solo. C'è qualcuno che l'ha ideata, l'ha sistemata per noi. Non sappiamo se fossimo obbligati a crearci un giaciglio se saremmo stati capaci di metterlo in piedi e a quel punto di sopravvivere. Qualcuno ha provveduto. Alla stessa maniera il cibo. Oggi non prendiamo più. Perché? Perché esiste il supermercato sotto casa. Però qualcuno l'ha creato, lo sistema, c'è qualcuno che coltiva, c'è qualcuno che alleva e produce delle sostanze che noi possiamo introdurre per poter approvvigionare il nostro organismo. Se dovessimo essere noi a provvedere a noi stessi, non è garanzia, non c'è garanzia, non c'è controprova che tutti quanti noi sopravviveremo. Quindi la nostra specie continua su questa linea. Poche persone provvedono a molte. L'idea è di comunità. Ora, questa situazione, sotto il profilo di quello che è il nostro compito di tecnici del movimento, deve farci ragionare. Perché se noi, probabilmente anche perché probabilmente queste cose già le conoscete, già le avete analizzate, ma prendetele sotto un taglio invece che prettamente biologico, su un'idea più correlata a quella dell'idea dell'allenamento stesso. Noi uomini ci adattiamo a tutto, ma se le specie animali canoniche sono costrette ad adattarsi sempre verso l'alto, perché? Perché il fenotipo, quindi l'interazione con l'ambiente, l'interazione con quelle che sono le situazioni, costringono a sempre un upgrade. Quindi devi essere più bravo a cacciare, devi adattarti con le nuove situazioni, dovrai evolverti sempre verso l'alto, perché se no non sopravvivi. Nel nostro caso, uomini, possiamo procedere verso l'alto anche e sopravvivere anche se qualcuno il lavoro lo fa per noi. Noi ci adattiamo, siamo allostatici, come gran parte delle specie animali, però a differenza delle altre noi ci adattiamo a qualsiasi tipo di stimolo, inteso come sia verso l'alto sia verso il basso. E questo possiamo anche verificarlo. Perché? Perché oggi, come oggi, noi come prestazioni, se paragoniamo fisiche, se le paragoniamo ai cacciatori di un tempo, siamo senz'altro inferiori. Sicuramente, indubbiamente, abbiamo una capacità di resistere alle intemperie inferiore rispetto a quelle, a quello che erano i nostri avi. Siamo meno capaci di reggere gli insulti ambientali, eppure sopravviviamo. Ci siamo adattati anche se la situazione ci ha fatto decrescere la prestazione, non per forza crescere. E questa è una visione che noi, e non è che lo dice il professor Capuzzo queste cose, questa è medicina evoluzionistica. Noi ne dobbiamo essere consapevoli per poterci ricordare che sotto il profilo dell'allenamento noi ci adattiamo a tutto. Dobbiamo essere molto presenti a noi stessi nel capire che se inseriamo qualcosa di sbagliato, probabilmente stiamo facendo regredire le persone che alleniamo. Stiamo facendo peggiorare o comunque stiamo inserendo delle skills a cui i corpi, perché genotipicamente sono strutturati per questo, dei nostri giovani atleti o dei nostri atleti formati, si adatteranno. Questa è una presa di coscienza determinante che ci deve fare ragionare. E a questo punto vorrei farvi ancora un paio di analisi a riguardo di questa idea.
Quindi, in termini evoluzionistici, noi siamo animali da riposo o siamo animali da movimento? Quindi, come idea di base, la nostra specie animale è una specie da movimento o una specie da riposo? Vorrei che scriveste in chat, qualcuno inizia già a esporsi, tutti quanti, e voglio che scriviate adesso. Voglio vedere che cosa ne pensiamo. Qualcuno, Elio, scrive da riposo, ma la vita ci chiede di muoverci. Ragazzi, vai, riposo, vai, da riposo. Da riposo. Vai. Siamo più di 40 e abbiamo risposto in 4, eh? Movimento. Da movimento. Movimento recupera. Movimento riposo, movimento. Riposo, movimento, 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 entrambe, dipende dalla fase della vita. Movimento, qui arriva ancora qualcuno, lo inseriamo. Come potete già vedere dalla chat, le idee sono confuse, oppure, o meglio, sono separate. Noi, secondo me, da movimento perché deve ad ogni cambiamento. In realtà, in termini evoluzionistici, ogni specie è deputata all'economia e all'autoconservazione. Quindi noi siamo animali da riposo. Perché? Perché molto semplicemente meno consumo in termini di spesa energetica, più perduro nel tempo. Meno faccio, è più probabile che possa durare a lungo. Si dice che la fiamma che brucia al doppio dell'intensità si consuma in metà tempo. Questo è una logica evoluzionistica. Ogni animale è deputato all'economicità. Noi ci muoviamo soltanto unicamente per grandi motivazioni. Azione, un motivo per muoverci. E principalmente le motivazioni erano principalmente due, diciamo, ordinarie: fame e salvaguardia della specie, quindi quando venivamo attaccati. Se no, per noi saremmo animali da riposo, da pattern genetico, da capacità del sistema storicamente e sotto il profilo di quello che per cui siamo programmati per durare più a lungo nel tempo. E in questa visione, a questo punto, di nuovo sondaggione, l'allenamento, quindi paragonando l'allenamento ai giorni nostri, quindi siamo oggi nel qui ed ora, l'allenamento è uno stimolo costruttivo o distruttivo? Scrivere in chat. Scrivere in chat. Distruttivo. L'allenamento è stimolo distruttivo nell'acuto, ma costruttivo nel cronico. Distruttivo. Beh, questa di Elio è già una buonissima risposta. Dipende dalla sua intensità. Distruttivo, 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 distruttivo. Ancora qualcuno?
esporsi. Tanto siete un nome su una chat in questo momento. Entrambi, distruttivo. Va bene, direi che anche forse intanto bravi perché è corretto. Pienamente d'accordo. Esatto. Michele è un po', insomma, sì, ci sta. Però vi faccio ragionare su un altro aspetto. Quando mi dite, allora, ovviamente l'allenamento è distruttivo. E non lo dico come al solito, non lo dico io, sono le situazioni, cioè è il genoma che risponde in maniera problematica all'allenamento. L'allenamento è un insulto per il corpo e ne fa fronte. E qualcuno di voi dice, dipende se trattiamo l'acuto o trattiamo il cronico. Però ricordiamoci sempre, per capire questo tipo di posizione, che nel momento in cui estremizziamo il concetto, se io, ragionando sul tema dell'intensità dell'insulto, dell'intensità del trauma che il mio corpo subisce, che succede? Se facciamo fare a un cardiopatico, l'Ironman, probabilmente l'insulto è talmente forte che gli costerà la vita. Quindi cosa significa? Che il trauma situazionale fenotipico imposto è troppo alto da sostenere e quindi si trasforma in una cosa talmente grossa che ci fa soccombere. Ogni stimolo normalmente che tende a far fare un upgrade al grado di capacità del corpo di estrinsecare una determinata abilità, normalmente si presenta sotto diciamo, la dimensione di sfida, la dimensione di problematica. Oggi come oggi, molto di moda. Scusate il telefono. Oggi come oggi, molto di moda l'idea dei vaccini. Ma che cosa sono i vaccini? Una dose di malattia piccola che tu riesci a gestire col corpo e poi sei in grado di sostenere a medio termine perché hai creato gli anticorpi. Ma ipotizzando di inserire troppa dose virale, che succede? Che il corpo si ammala di brutto e può anche perire. Un insulto. L'allenamento. Quando detto alleni, che cos'è la risposta in termini di lattato? Che cos'è la risposta biochimica del corpo al lattato? Dai, scrivetemelo in chat, forza. Quando io faccio un'attività fisica, c'è la risposta che è l'acidosi. Siamo tutti d'accordo su questa posizione. Ma che cos'è? A che cosa serve? Perché il mio corpo produce, diciamo, in realtà poi sapete benissimo che non è solo il lattato, a preservare il muscolo. Altri? Per evitare di surriscaldarsi, occhio a quello che dici in termini. Ho capito il discorso della difesa, occhio a che cosa dici perché non è esattamente corretto quello dell'innalzamento della temperatura. Non è solo per quello, ecco. Come monito per il nostro corpo. Infatti, l'acidosi nasce per una semplice risposta biochimica a quello che è un trauma. Come ci siamo detti, l'allenamento è distruttivo. E quindi che fa? Se tu cognitivamente vuoi persistere, allora benissimo. Mi sto allenando, il corpo lo percepisce come trauma. Tu cognitivamente vuoi persistere, vai avanti. Il
Il corpo dice, ok, sai che c'è? Produco una sostanza biochimica, perché se non ti fermi tu, ti fermo io. Ti impedisco la contrazione. Nel perdurare del tempo, ti impedisco la contrazione. Risposta di risposta a quello che è una situazione traumatica. Quindi, difendere. Quindi, ritorniamo sempre all'idea che l'allenamento in cronico sicuramente ha dei benefici, ma in acuto è da tenere in considerazione come situazione di tipo distruttiva, problematica, insulto, chiamatelo come volete. Però per far elevare le prestazioni noi abbiamo bisogno di inserire una sfida al nostro corpo, ricordandoci sempre qual è il punto di partenza, che noi siamo esseri allostatici e come tali siamo capaci di adattarci a tutto, sempre collimato a quello che è il nostro, la nostra riserva di capacità di prestazione. Cioè, quindi quella stimolazione non deve essere eccessiva verso l'altro, perché sennò rischia di farci soccombere, ma verso il basso non c'è mai problema. Noi siamo capaci di adattarci anche verso il basso, e adattandoci verso il basso, presa di coscienza fondamentale per un tecnico, dobbiamo sapere che se inseriamo stimoli sbagliati abbiamo delle risposte sbagliate. È colpa nostra, responsabilità. Ok? Fondamentale da capire. E soprattutto, quando guardiamo questo grosso quadro generale, per esempio biologicamente parlando, probabilmente quello che vi ho detto, queste teorie evoluzionistiche banali, darwiniane, tanto quanto le ipotesi di Mendel, le conosciamo tutte quante. Però guardiamole su un taglio, prendendo degli spunti che ci rendano maggior capacità di estrinsecare capacità del corpo. Quindi prendiamo quello che è la nostra specie e usiamola per esaltarla, e non soltanto ragionando a compartimenti stagni, differenziando, perché quella è biologia e questa è scienza dell'allenamento. È tutto intersecato, è tutto insieme, e questa è una capacità fondamentale. Per dirne una, e poi chiudo questo cappello introduttivo, che è una di quelle cose che è veramente fa botte evoluzionisticamente rispetto a quello che è il nostro, è la nostra specie, l'idea di andare a fare allenamento, quindi prestazione, a stomaco pieno. Hai mangiato prima di allenarti? Funziona esattamente al contrario. Noi siamo più pronti a muoverci per far qualcosa, per performare, quando siamo a stomaco vuoto, perché nel nostro genoma c'è l'idea di muoverci, quindi l'attivazione sotto il profilo delle catecolamine da stress più alto nel momento in cui tu sei a digiuno, ti muovi perché hai una esigenza ben specifica, fame. Questo resta. Comunque questa è un'altra storia. Però come presa di coscienza dobbiamo assolutamente essere consapevoli che noi siamo animali e come tali dobbiamo fruire di queste nostre capacità per esaltare le nostre componenti di tecnici e allenatori. E oggi parliamo di questa tappa qui, la terza tappa, quella dagli 11 ai 14 anni, che abbiamo definito come aspecificità atletica. E che cosa si dovrebbe fare in questo periodo, che diventa il primo periodo veramente focale dove ci avviciniamo a un'idea di prestazione? Dobbiamo costruire i 6 metodi di base della prestazione, quindi quello su cui struttureremo anche il futuro del nostro atleta seniores. E in questi metodi troviamo flessibilità e mobilità, forza condizionale, forza metabolica, forza funzionale, apparato cognitivo e prevenzione.
E c'è un sacco di roba da fare. Ed è appunto una fase molto delicata dello sviluppo. Perché? Perché dobbiamo costruire circa 200 mezzi, inteso come esercizi, di base della preparazione fisica generale. Quindi tutte le parti dei fondamentali. In questo periodo dobbiamo insegnare a fare, per dire, uno squat, degli affondi, delle contropiegate, dei piegamenti sulle braccia, delle trazioni. Dovremmo essere capaci di inserire i balzi, balzi in avanti, balzi monopodalico, balzo bipodalico, laterale, incrociato, delle traslocazioni, corsa avanti, corsa indietro, incrociata, skip, calciata, tutto quello che vi può andare in mente, andature, passo e stacco, stiffness, caviglie. Penso di avervi dato delle idee, un'idea di che quanto lavoro c'è da fare. Noi abbiamo questi sei metodi da sviluppare, e adesso ve li rimetto, e circa 200 tecniche che andranno poi ad esaltare quello che è l'atleta seniores. Cioè, prima di imparare a fare prestazione, quindi utilizzare l'esercitazione, il mezzo per andare a trovare un nuovo obiettivo, quindi estrinsecare forza, facciamo l'esempio dello squat per dire, banale. Prima di utilizzare lo squat per esaltare la forza nel treno inferiore, dobbiamo imparare biomeccanicamente come si fa. Ed è in questo periodo che dobbiamo essere in grado di costruire queste tecniche. Però già così capite che c'è un sacco di lavoro da fare. E allora, probabilmente in mancanza di tempo dovremo fare delle scelte. Dobbiamo agire per priorità. Abbiamo poco tempo e che cosa andiamo a fare prima? Adesso vi rimetto i sei metodi sulla schermata e voi mi scrivete. Che cosa lascereste indietro? E poi cerchiamo di capire se avete ragione e il perché. Ok? Perché poi alla fine bisogna anche avere dei perché. Allora, questi sono i sei metodi. Quindi flessibilità, mobilità, forza condizionale, forza metabolica, forza funzionale, apparato cognitivo e parte di prevenzione. Che cosa lascereste indietro se, ammesso e non concesso che possiate fare tutto, però facendo finta che non ho a disposizione il tempo, cosa abbastanza abitudinaria in questa fascia di età, perché non si ha tutto questo tempo per allenarsi, che cosa lascereste indietro di queste sei voci? Esporsi, scrivere in chat, dai. Forza metabolica, poi altri. Forza condizionale, vai. Forza condizionale, forza condizionale, vai. Condizionale. Metabolica, funzionale. Forza metabolica. Forza metabolica. Funzionale. Vai ancora qualcuno? Metabolica. Metabolica, metabolica, metabolica. Ok, forza metabolica. Ragazzi, tutti quanti sanno che cos'è la forza metabolica? Se qualcuno non lo sa, lo dica. Non è un problema. Tutti quanti? Intanto se qualcuno ancora vuole esporsi su che cosa lasciamo indietro. Ok, quindi tutti quanti sappiamo la mobilità, qualcuno dice. Bene, allora direi che quindi la forza metabolica sappiamo che cos'è. Quindi non stiamo qui a dirlo e
come forza condizionale non sai cosa significa. Ok. Allora, la forza metabolica l'equivalente della forza condizionale. Allora, facciamo un esempio che così è più facile. Forza condizionale. Tutto quello che riguarda la stimolazione di muscoli, tendini, ossa, articolazioni, cartilagini, tutto quello che è telaio. Quindi, se noi immaginiamo a una macchina, tutto quello che è aderente alla carrozzeria, struttura. Ok? Se invece parliamo di forza metabolica, è tutto quello che è aderente al cuore, ossigeno, enzimi, risposte chimiche, tutto quello che dà motore alla nostra vettura. Quindi sistemi energetici, tutto questo pacchetto è il pacchetto che forma la forza metabolica. Quindi abbiamo forza condizionale, ossa, tendini, muscoli, quindi i pesi, chiamiamoli così, forza, quello che fa bruciare un muscolo, forza metabolica è quello che fa venire il fiatone, spiegato terra a terra, con tutte le componenti che ne riguardano. Molti di voi hanno detto, forse meglio condizionale, nel senso alla domanda di prima di che cosa lasceresti indietro, Marco, intendi? Che cosa lasceresti indietro, stai scrivendo, Marco? Ho capito bene? Rispetto alla metabolica, tu mi stai dicendo, forse meglio lasciare indietro la forza condizionale rispetto alla forza metabolica da scegliere come... Esatto, perfetto, ho capito. Scusami perché non avevo capito sulla cosa. In realtà, e c'è un motivo, come al solito, per cui di questi ve li rimetto sei metodi. Avete quasi detto tutti quanti, avete preso l'idea giusta, eh? Cioè, queste due capacità, quindi forza condizionale e forza metabolica, possono essere procrastinate. Perché? Perché posso allenarle successivamente con successo. In entrambi i casi possiamo recuperarle. Le altre, quindi tutto quello che è determinato all'età, diciamo nella fascia di età in cui siamo in analisi, quindi tutto quello che riguarda le fasce sensibili, quali possono essere? Flessibilità, mobilità. Come forza funzionale prendiamo il grande pacchetto della coordinazione, in cui poi rientrano anche il cognitivo e il preventivo. Di certo, mettiamola così, se questo, la forza condizionale, è il telaio della macchina, se questa, la forza metabolica, è il motore della macchina, la forza funzionale è la centralina, è il pilota. Quindi diciamo che queste tre parti centrali sono quelle che possiamo procrastinare. Le altre tre sono quelle in cui non possiamo assolutamente prescindere. Perché? Perché se andiamo troppo avanti con l'età, certe capacità del sistema nervoso di essere plasmato le perdiamo. La mobilità la si perde. Siamo esseri allostatici, ci adattiamo a tutto. Quindi non facciamo più la mobilità, probabilmente diventeremo rigidi. E questo è una cosa che nel mio campo, nel mio sport perlomeno, che ho visto, ho avuto la fortuna di vedere per tanti anni a medio-alto livello, di certo è indubbia. Moltissime atlete, moltissimi atleti sono rigidi. E la rigidità a medio termine è un problema grave, ne parliamo dopo però. Quindi abbiamo detto, agiamo per priorità,
Costruiamo questi 200 mezzi e come obiettivi principali dovremmo avere di certo la capacità di estrinsecare mobilità e elasticità, la capacità di esaltare la coordinazione, quindi il sistema cognitivo, e la parte preventiva. In seconda battuta, forza condizionale, forza metabolica e forza funzionale. Perché? Perché quelle parti possiamo farle in una seconda istanza. Se abbiamo il tempo di farle, evviva! Se non ce l'abbiamo, possiamo mandarle più avanti, perché il corpo è ancora in grado di adattarsi. E quindi ci ritroviamo che le priorità sono la flessibilità, la coordinazione, la velocità e l'agilità, che vedremo sono correlate. Sono correlate. E quando iniziamo a parlare di flessibilità e mobilità, ci troviamo a dover decidere metodologicamente che cosa fare, perché per poter gestire la flessibilità dobbiamo essere capaci di utilizzare la mobilità dinamica, dobbiamo sapere usare gli slanci, gli esercizi balistici, il release fasciale, dobbiamo saper applicare lo stretching statico classico Bob Anderson, dobbiamo essere bravi a gestire il posturale decompensato che può essere rimandato al metodo Mézié o al metodo Raggi con quanto riguarda la differenziazione tra sistema tonico e sistema fasico. Questo pacchetto è tutto deputato a questo obiettivo. Quindi io come tecnico devo essere in grado di gestire queste capacità della priorità generale da applicare con quei 200 mezzi che dobbiamo costruire per far sì che il nostro atleta senior sia pronto, e devo applicare questa dose quando è ora. Non è questo un corso di metodologia per sapere quando dobbiamo fare cosa, però voi dovete essere assolutamente coscienti che queste sono le cose, le competenze che dovete costruire se volete allenare con metodo. Perché? Perché se no siamo sempre dal punto di partenza, ci adattiamo a tutto. Se sbaglio l'inserimento, sbaglio l'outcome, sbaglio la risposta, sbaglio l'adattamento. Faccio i danni, ditelo come vi pare. E parlando poi di coordinazione, dobbiamo essere bravi a esaltare il sistema nervoso centrale, sistemare la situazione oculare, fondamentale, l'abbiamo visto nelle passate settimane, la visione periferica, poi abbiamo da gestire l'equilibrio, equilibrio ascendente, equilibrio discendente, ascendente discendente, equilibrio statico ed equilibrio dinamico. Dobbiamo essere bravi ed esaltare la discriminazione cinestesica, la discriminazione occhio-umano, l'orientamento, il ritmo, la sincronizzazione. E qui ci scrivete quello che volete. Queste ne ho fatte soltanto un po', soltanto per fare dei reminder di quanta roba c'è da fare. Sempre in coscienza. E poi che cosa c'è ancora da fare? Sempre come priorità. Dobbiamo lavorare sulla velocità e l'agilità, che non sono nient'altro che la somma della mobilità e della coordinazione. Quindi dovremmo andare a esaltare la pliometria, ovviamente da correlare a quello che è il momento di sviluppo dei nostri giovani atleti, però possiamo chiamarla già in questa maniera. Dovremmo andare a esaltare la capacità di fare le andature, la velocità assoluta oppure l'economicità di corsa. Dovremmo poi andare a sistemare la tecnica del cambio di direzione, la velocità multidirezionale, quindi siamo capaci a spostarci in via angolare, in corsa circolare, se ce ne abbiamo bisogno per quello che è il nostro sport. Siamo capaci di traslocare in maniera differente da una linea, cioè siamo capaci di non andare solo dritti velocemente, ma anche interpretare un percorso misto in maniera assolutamente performante. E soprattutto, quando parliamo di velocità e agilità, spesso ci si dimentica che non c'è solo le gambe e i piedi, ma ci sono tutte le componenti. C'è da allenare il tronco, ci sono da allenare gli arti superiori. Capite quanta roba c'è? Capite quanta responsabilità abbiamo? Fondamentale saperlo.
Perché poi abbiamo l'opportunità di, dobbiamo avere il dovere, di avere le competenze di esaltare queste parti. Fondamentale. Scusami Paola, tornare sulla... Sì, te la metto subito la slide, questa qui dice, vero? Eccola qua, te la lascio. Avere padronanza di queste tecniche in generale non è accessorio per noi allenatori, è determinante. E ricordiamoci che non è che tutto fa brodo, no? Ci adattiamo a tutto noi. Quindi, o sei capace ad applicare in maniera schematica, chiara, precisa, puntuale a ogni domanda la corretta risposta, oppure stai allontanando il tuo atleta dall'obiettivo. Dall'obiettivo. Grazie a te, Paola. Fondamentale. Dobbiamo esserne consapevoli. Quindi, competenze alte, sapere le priorità ed essere iperorganizzati. Iperorganizzati. Quando vi dico che allora, la prima componente per ogni tipo di sport di squadra è essere agile. Qualsivoglia sia lo sport. E l'agilità che cos'è? L'agilità è la capacità del sistema. Dimmelo voi che cos'è l'agilità. Scrivetemi un po', secondo voi, che cos'è l'agilità. Vi rimetto anche, se volete, questo. Guardate un attimo. Come si fa a diventare bravi, agili, saper fare un cambio di direzione per bene, avere la velocità multidirezionale, quindi traslocare bene su situazioni non lineari, accelerare, decelerare. Che cos'è che cosa mi dà l'agilità? Cioè, come ci arrivo qui? Pensate un po' alle priorità che abbiamo selezionato. Abbiamo selezionato mobilità, coordinazione e poi sistema cognitivo. Che cos'è quindi sta agilità? Dai, ne parliamo sempre, perché non ci credo che... Reagire correttamente a stimoli diversi combinati tra loro. Coordinazione, mobilità, più velocità, più forza. Elio ha centrato il punto. Noi dobbiamo imparare a muoverci velocemente, per quello che dobbiamo fare una parte di velocità. Perché se no potremmo procrastinarla, no? Potremmo metterla nelle capacità condizionali. Invece questa dobbiamo farla subito. Perché? Perché devo agire sull'agilità. E l'agilità come faccio a farla? Velocità, più coordinazione, più mobilità. Perché anche la mobilità? Perché immaginate di avere un motore bello lubrificato che gira molto bene. E dall'altra parte un motore grippato, pieno di ruggine, che gira molto male. Nel momento in cui noi dobbiamo estrinsecare la rapidità, la quickness, cioè la capacità di contrarci rapidamente, se il muscolo non ha la capacità di essere repellibile in maniera fluida, non possiamo portare al massimo, esaltare al massimo la componente velocità e quindi non esalteremo la capacità poi agilità, inteso come coordinativamente applicare sulle movimentazioni che facciamo al massimo della velocità che possiamo sostenere
per poterci poi adattare. Quindi, quando parliamo di flessibilità e mobilità, ricordiamoci che inficia la prestazione. Scusa che mi è andata via. Nicole, allora, nel complesso l'agilità è allenabile, però agiscono anche fattori genetici? Allora, sì, agiscono dei fattori genetici, ma una riserva di allenamento ce l'abbiamo tutti. Però è assolutamente allenabile. È da allenare. Troppo facile dire non abbiamo, no, non hanno la genetica. Quando in principio si parla sempre, no, delle famose fibre bianche, fibre rosse, sicuramente c'è una componente di tipo genetico che ci rende favorevoli a un tal prestazione piuttosto che un'altra. Ma questo succede in qualsiasi tipo di analisi di uno sport specifico. Però è assolutamente allenabile. È assolutamente allenabile. E migliorabile, ovviamente, in percentile rispetto a quello che è il materiale umano. Cioè, se hai un atleta, un mini atleta o un giovane atleta che è, diciamo, portato, lasciami passare il termine molto da campo, avrai dei risultati molto più esaltanti. Se però hai qualcuno che è portato, non lo è, sicuramente in termini relativi alla sua prestazione iniziale deve avere un miglioramento. Ok? Ho risposto, Nicole, alla tua domanda. Ok, perfetto. E ricordatevi sempre che la mobilità a un certo punto diventa problematica sia per l'apprendimento tecnico, perché in certi casi inficia la capacità di alcune tecniche di base, perché non ho sufficientemente la capacità di muovere i miei segmenti corporei in maniera agile, lasciatemi passare il termine agile, vorrei dire, ne usiamo un altro magari, diciamo, fluido. Quindi essere capaci di raggiungere certi ROM diventa determinante e diventa determinante anche raggiungerli alla velocità che mi interessa. Alla velocità che mi interessa. Perché a un certo punto questa operazione inficia la tecnica di base, inficia il costo energetico. Il motore è grippato, costa di più spostarlo in termini di energia applicata perché è troppo rigido. Ok? Questo è fondamentale. Per darvi dei termini di paragone, sappiate che la rigidità, ci sono degli studi che dicono che la rigidità della catena posteriore, in una prestazione anche ciclica, quindi coordinativamente banale, coordinativamente banale, parlando poi della prestazione ciclica presa in analisi, che è la maratona, condizionalmente tutt'altro che banale, si hanno deflessioni dall'8 al 10% di prestazione finale. Che detto così dici, vabbè, sì, significa che se te sei un maratoneta vero, atleta vero, che magari corri a 2 ore e 40 la maratona, col 10% in meno vinci una medaglia alle Olimpiadi, senza dover aumentare la capacità del motore di alzare i suoi cavalli, soltanto ottimizzando quella che è la lubrificazione degli ingranaggi. Ok? Quindi è questo il termine. E tutto questo soltanto per darvi l'idea di quanta responsabilità abbiamo in mano e di come dobbiamo essere iper organizzati e avere le idee super chiare di cosa fare quando e soprattutto in che ordine, qual è l'ordine di priorità, cosa posso fare dopo, perché tecnicamente posso ancora raggiungere il massimo livello di adattamento. Tiriamo un attimo le fila, parlando di come facciamo? Abbiamo un obiettivo che si, diciamo,
distica da quei sei metodi e ne estrinsechiamo tre, che sono la flessibilità, la coordinazione e la velocità, che però logicamente si rifanno sui sei metodi, diciamo, al cognitivo, alla mobilità e alla parte, diciamo, più preventiva, sempre riguardando la parte di mobilità stessa. Abbiamo un obiettivo secondario, che è quello di costruire questi famosi sei metodi principali di cui abbiamo parlato largamente. Qual è il metodo elettivo? Applicare queste 200 tecniche per stabilizzarle, per renderle da corticali a subcorticali, come ci siamo già detti in passato nelle lezioni precedenti, perché poi da qui si costruiranno la preparazione fisica delle fasi seniores. Normalmente questa parte viene sviluppata in una seduta di tipo integrato, quindi non si fanno sedute separate per quanto riguarda la preparazione fisica a 11-12 anni e così dicendo, e all'interno della seduta si passa da un 25 al 35% del tempo che abbiamo a disposizione dedicato a quella che è lo sviluppo di tutto questo popò di roba. 25-35% che viene determinato da periodo settimanale, perché a questa età incominciano già le attività di tipo giovanile, quindi ci sono anche le parti tecniche da dover sostenere. Quindi probabilmente più ci avviciniamo alla partita, più ci avremo poco tempo, più siamo lontani dalla partita, più dovremmo spenderci, investire del tempo sopra. Questo è un'idea generale su cui applicare il tutto. Vi mostro ancora alcune idee di quando vi dico cercare di capire a che punto siamo, e quindi riprendere anche un po' l'idea di quella che era la situazione della passata lezione, del sapere dove siamo, quali sono le nostre risorse, quali sono i nostri obiettivi e come cercare di ottenerli. Qui vi mostro, queste sono profilazioni di atlete che mi sono inventato io. Vi mostro magari questa parte qua, proprio sul grafico originale. Questo sono l'impostazione grafica, fatela come volete, però fatela per avere idea in certi frangenti di sapere a che punto sta il mio atleta. Vedete, per esempio, in queste case sono dati inventati e li ho inventati io per mostrarvi soltanto alcuni principi, quindi potrebbero anche non essere, come dire, così reali anche come esempio. Però, se vedete qui, lo sprint in linea di Emma, nome di fantasia, ci mette parecchio tempo, perché più siamo vicini allo zero, più siamo veloci, più ci allontaniamo dal centro, più siamo lenti, no? Perché questa è la tempistica di applicazione. Quindi sullo sprint a navetta, Emma è abbastanza lenta. Scusatemi, sullo sprint in linea è abbastanza lenta. Però nella navetta va un pochettino meglio, probabilmente perché sarà una navetta più breve, una distanza più breve, ed è brava nel cambio di direzione. Però nell'agilità è lentissima. Vedete quanto si distanzia dal centro. Ora, coordinativamente, abbiamo bisogno di lavorare di più qui e di lavorare più qui, perché il cambio di direzione è abbastanza buono, il cambio diverso è abbastanza buono, scusate, non di direzione, ma diverso, è abbastanza buono. Però la velocità di picco non è così eclatante e l'agilità è abbastanza problematica, perché ci mettiamo più tempo a misurarla. Come facciamo a misurarla? Sprint a navetta, corsa, corsa secca su 15 metri, corsa a navetta, te lo dice il termine stesso, agilità su un percorso, banalmente.
Quanto tempo ci mette a fare la scaletta? Non lo so, dico cosa a casa. Quanto tempo ci mette a fare lo zigzag in mezzo ai conetti, in mezzo ai cinesini? Non lo so, quello che vedete. Però in questo frangente possiamo già avere un'idea di base. E all'interno di questo tipo di, diciamo, di analisi, possiamo vedere anche... come mai non me lo fai vedere? Ve lo mostro di qua. Scusate un attimino. Non trovo. Beh, vabbè, non me lo mostra, ve lo farò poi vedere in altri frangenti eventualmente. Comunque, avevo allegato invece il caso reale di quello che è i test di massimali condotti sopra la mia... Questa qua, Michele, dici? Sì, grazie mille. È di fantasia, eh? È di fantasia, eh? Quindi non sono dei dati che ho messo a caso. Ma gli apici a nord e a sud che hanno un angolo, si riferiscono a qualcosa sotto il 60, la linea rossa? Sono dati di fantasia, cioè tu questa roba qui sono stati messi, li ho inventati così, guardami. Vediamo, eccoli qua, dai. Ah. Comunque, ve li mostro poi eventualmente la prossima, ve li allego. Non sono dati coerenti questi sono dati che io mi sono, ho messo dei nomi a caso e ho sistemato dentro un semplice foglio di calcolo che fai mettendo dentro, per esempio, il dato della velocità su uno sprint in linea da 10 metri, che avrò messo, non lo so, direi una... quarantina di secondi rispetto a uno sprint a navetta che ce ne metterà, avrò scritto 36 e via dicendo, capito? All'interno di quella cosa lì, con un foglio di Excel, ho fatto il grafico che esce in questa maniera qui. Un grafico... No, sì. Era solo per capire come mai ci fossero degli angoli nelle linee sotto il 60, dove sono i numeri. Ah, sono numeri casuali, non è un caso reale. Il caso reale era il test sui massimali che non riesco a mostrarvi perché non me lo fa aprire. Però questo caso qui, prendetelo così come soltanto come esempio. Qui, se fate dei test, cosa che poi parleremo la prossima settimana, dei test di sintesi banali, che possono essere anche cose banalissime, banalissime. Quindi uno sprint in linea col cronometro è un dato di velocità. Lo alleni, da lì a un mese lo rifai e il dato di velocità deve essere migliorato. Punto. È un modo grafico per correlare questi tipi di dati che possono essere poi più facili da interpretare eventualmente. Come vi spiegavo in questo, diciamo, esempio puramente esplicativo, si possono intersecare dei dati e leggendoli in maniera furba tu sai dove devi andare a lavorare. Se la velocità di picco, la velocità... Se l'atleta è lenta e l'agilità è bassa, dovrò andare a lavorare lì invece che andare sul cambio di direzione perché nel tratto a navetta se la cavicchia. Molto semplice. Però sicuramente è un modo per capire in maniera semplice e anche visiva dove devi andare a parare. Come si fa con dei test di sintesi, ma ne parliamo poi la prossima settimana. Ok? Vi farò degli esempi di test di sintesi anche facili. Quello che normalmente viene sempre in mente quando parliamo di test di sintesi può essere il test del massimale, che vi avevo già inserito questa settimana, ma ve lo faccio vedere poi la prossima, che è quello che normalmente però è una capacità condizionale che all'interno della tappa che stiamo analizzando oggi
non è coerente. Ci siamo detti che è l'ultima cosa che dobbiamo fare, no? Ci siamo detti questa cosa qui. E quindi, vabbè, ve lo mostravo per farvi vedere quello che faccio normalmente sopra le atlete, diciamo, un pochino più formate. Però l'idea dell'impostazione grafica o l'idea comunque dell'analisi, fatela come volete. Scriveteveli anche su un foglio. Però poi l'importante è che ho un'idea da dove parto e da dove arrivo, perché sennò parliamo del niente, e soprattutto che siano delle situazioni misurabili e coerenti. Quindi coerenti con quello che è l'obiettivo dei metodi, quindi mobilità, agilità e velocità, e a questo punto poi andrò a riproporre un nuovo test di verifica per vedere se ho la bontà di quello che è stato il mio lavoro, per valutare di essere passato da un punto A a un punto B superiore. Coscienti che non è così scontato. Va bene. Per quanto riguarda la parte metodologica, ho finito. Domande, dubbi, perplessità. Esigenze. Idee. Ditemi se è stata abbastanza chiara, se ci sono cose, lati oscuri di cui bisogna fugare, bisogna ripetere qualche cosa. Dobbiamo essere dei bravissimi, degli artisti splendidi per far collimare le competenze e disegnarle ed applicarle con metodo, con bravura, con capacità su quelli che sono i soggetti che ci pongono davanti. Ma dobbiamo essere degli ingegneri, schematici, saper perfettamente quando applicare quella tecnica all'interno dell'allenamento e sapere quando e come. Se questi tre parametri io non riesco a gestirli, probabilmente non otterrò l'aggiustamento e l'adattamento che sto cercando. Dobbiamo essere delle macchine da guerra, e più possediamo tecnica, più abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi per poter migliorare l'allenamento, migliorare le prestazioni delle nostre giovani leve oppure dei nostri atleti formati, e soprattutto avere in questa cassetta degli attrezzi, quindi più gestisco tecniche, più è probabile che abbia il metodo corretto per esaltare quella data capacità, quel dato obiettivo fondamentale. Professore, io avrei una domanda. Vai. Ma queste riflessioni qua, sì, devo farle in base al modello prestativo, anche a quell'età? Oppure, c'è un esempio, alleno la flessibilità, sì, in un giocatore di calcio. Sì. Mi è utile portare un giocatore di calcio a fargli fare, ad esempio, il ponte? Oppure c'è una rigidità costruttiva, funzionale? Allora, tu intendi dire, quando mi parli, scusami, non, mi è andata via leggermente la comunicazione, quando portare il mio giocatore a fare il? Ad esempio il ponte, Ah, il ponte, la flessibilità. Sì. Allora, Un esempio, eh. Ci sono, ti ricordi l'altra settimana quando parlavamo di risorse e che abbiamo detto, più ho risorse e più vado sul soggetto, meno risorse, più vado verso il modello di prestazione. Perché? Perché è logico che se tu avessi non lo so, un rapporto 1-1 per ogni tuo bambino, a tendere è ovvio che tu dovresti esaltare quelle che sono le capacità di ogni singolo. Se però le risorse non ce le ho, allora dovrò cercare di esaltare per ordine di priorità. Quindi, come al solito, lavoriamo su un ordine di priorità, su quelle che sono le esigenze specifiche dello sport. Perché?
perché probabilmente il tuo giovane ragazzo avrà, dovrà gestire quegli stimoli, perché poi a giocare ci deve andare. E allora cosa succede? Se non è pronto almeno sullo stimolo del modello di prestazione, rischia di farsi male. Quindi, come ordine di priorità, c'è quello. Se invece le risorse ne ho molte, allora probabilmente dovrò lavorare anche sui modelli di tipo assoluto per quello che è il soggetto, per estrinsecare il massimo potenziale dell'atletino stesso. Ti ho risposto? Sì, grazie mille. Okay. Altro? È ovvio che non possiamo andare a puntualizzare ogni punto di quello che ci stiamo dicendo, perché se no sarebbe un corso di metodologia, invece qui noi dobbiamo fare un corso di sport di squadra. Le metodologie le costruite e dovrete però inserirle, però la consapevolezza è fondamentale per capire quanto poi dobbiamo portare del valore per far venire fuori i risultati. Non è così immediato, non è così semplice. Se non ci sono altre domande, altri dubbi di perplessità, perché ovviamente poi ognuno può anche poi manifestarli più avanti, magari uno riguardandosi o la call, rivedendosi poi le slide, magari vede altre cose e gli vengono, può anche tranquillamente scrivermi in privato. Se non ci sono altre domande in termini immediati, vi passo a mostrare quello che è l'evoluzione della passata settimana sul regolamento, mostrandovi delle immagini prima per ripassare quelle che sono state le parti di regolamento di cui parlavamo appunto in linea teorica la passata lezione, e poi vi mostro qualche immagine appunto per paragonare e soprattutto come guardare una prestazione e leggerla tecnicamente. Potremmo guardare qualsiasi tipo di sport, eh? Usiamo la pallavolo perché il modulo si chiama pallavolo, però ogni tecnico dovrebbe essere in grado di guardare una performance e dire ok, in questo dato specifico momento le capacità esaltate sono quest'altra. Allora, inizio a mostrarvi le slide di quello che è il ripasso della passata stagione e vi mostro quello che è il fallo di posizione. Allora, come vi ricordavo l'altra volta, in campo ci sono sei logge in cui ogni atleta deve essere inserito. Nel momento in cui il giocatore è al servizio, ogni giocatore ha la sua zona di competenza. Vedete, in questo caso questo è il giocatore che sta in posto 1. Lasciate stare adesso qual è lo schema di gioco che stanno applicando, non è in questo momento di interesse. L'importante è sapere che questo è il giocatore che dovrebbe essere in posizione 1. Ve lo mostro da questa parte del campo, qui dove punto la freccia. Vedete che nel momento in cui la palla è ancora da mettere in gioco, il giocatore ha già lasciato la sua posizione. La palla viene messa in gioco, l'arbitro interrompe l'azione. Perché? Perché il giocatore da posto 1 si è già proiettato, questo è il palleggiatore, si è già proiettato per andare a gestire il secondo tocco cercando di anticipare l'azione e ha fatto
si è trovato al momento dell'impatto del pallone del servizio in una condizione che non era quella determinata dalla sua rotazione. Stessa cosa, più basso livello, ma stessa posizione. Giocatore in posto 1, vedete? La palla non è ancora partita. Si sta muovendo. Eccolo qui. La palla, vedete che non è in gioco e sta già lasciando la sua loggia. Nel momento in cui la palla viene messa in gioco, l'arbitro chiama il fallo. Questo fallo di posizione. Andatevi poi a rivedere anche le slide della passata settimana per vedere se non vi ricordate le parti, diciamo, le zone del campo dalla 1 alla 6. Abbiamo poi il fallo di trattenuta. Ci siamo detti fin da subito che il nostro è uno sport di rimbalzo, quindi il pallone non può essere fermato e esistono alcuni frangenti in cui l'arbitro valuta il tocco del pallone stesso. Vedete in questo caso quanto la palla permane all'interno delle mani della giovane palleggiatrice prima di essere rilasciato. E in questo caso l'arbitro fischia un fallo di trattenuta. Lo sport è di rimbalzo e il pallone non può essere fermato. Abbiamo poi i falli di invasione. Fallo di invasione che, come abbiamo parlato l'altra settimana, si dividono sia in falli di linea che in falli di rete. E iniziamo a vedere quello che è un'invasione di piede. Nella fase di atterraggio, dopo la fase d'attacco, vedete che il piede passa completamente la linea di mezzeria. Questo è un fallo di invasione. Oppure c'è la possibilità che l'atleta tocchi la rete in alcuni frangenti del gioco. Per esempio in attacco, dopo aver colpito il pallone, vedete come colpisce la rete. Oppure in questo caso, mentre arriva a palleggiare, tocca con il tronco la rete. Oppure il nastro superiore. Ogni qualvolta il giocatore a rete tocca la rete stessa, l'arbitro sanziona il fallo. Fallo di invasione. E poi abbiamo il fallo di doppio. Vi ricordo che ogni giocatore non può toccare il pallone due volte consecutivamente. E in questo caso, guardate che cosa succede. La palla viene murata, tocca la testa e tocca una seconda azione di fila. Ve lo mostro di nuovo. Palla a testa, mano, fallo di doppio tocco. Così come anche in questo frangente, vedete che cosa succede. Passiamo da qui, così abbiamo qualche secondo d'anticipo. Il giocatore tocca una volta, tocca una seconda, fallo di doppio tocco. Questo è una modalità in cui il fallo viene sanzionato. C'è poi la modalità di tocco disincrono. Disincrono inteso come nello stesso frangente, ad esempio, se sto palleggiando e le mani colpiscono in maniera asincrona il pallone, il fallo viene sanzionato. Se in una fase di bagger, che sia di ricezione, di difesa, come ci siamo già detti più volte, la palla mi tocca la spalla oppure mi tocca il braccio e mi scorre fino alla spalla, il fallo viene sanzionato. Oppure mi tocca la spalla e mi tocca il braccio e mi tocca la testa,
viene sanzionato a farlo di doppio d'occhio. Passiamo ora a vedere qualche immagine. Quello che vi propongo sono tre scorci di finali mondiali, quindi il massimo livello che si poteva analizzare. La prima è la finale mondiale maschile del 1990, dove era ancora in vigore il cambio palla. Quindi cosa significa? Significa che per realizzare un punto, quindi un punto a tabellino, quindi un punto in diciamo all'interno del set, io potevo realizzarlo unicamente se realizzavo e vincevo lo scambio dopo il mio servizio. Se la squadra avversaria era al servizio, io, vincendo lo scambio, non facevo punto, ma guadagnavo la possibilità di andare a mia volta in battuta. Vi faccio vedere alcune immagini per mostrarvi ovviamente questa variazione regolamentare, ma soprattutto, parlando comunque di gare di 30 anni fa, massimo livello, vi faccio anche vedere qual è l'evoluzione sotto il profilo prettamente fisico e tecnico, quanto la pallavolo si sia accelerata drasticamente. Iniziamo a guardare questa prima clip. Intanto vedete la palla, molti servizi arrivano da piedi a terra. Assistiamo a un attacco dalla seconda linea. L'Italia realizza il punto, i bianchi sono l'Italia, realizza il punto, realizza lo scambio, ma vince soltanto l'opportunità di andare in battuta. Questi scambi, al momento, non assegnano punti, assegnano unicamente la possibilità di andare al servizio. Concentratevi e guardate su quelle che sono le traiettorie del pallone. Andiamo leggermente avanti. Le traiettorie del pallone al servizio. La velocità di palla. Questo è un attacco in primo tempo, ne parleremo più avanti. Ed è abbastanza già una palla spinta, ma guardate la palla sopra il nastro della rete. Molto lenta. Palla molto alta per i laterali. Guardate quanto va in alto il pallone. Anche in questo caso al servizio c'era l'Italia, lo scambio lo vince Cuba e vince unicamente l'opportunità di andare a sua volta al servizio. Se vinco lo scambio servendo, allora realizzerò il punto. In questo caso la palla va fuori, questo è punto per Cuba. Perché? Perché lo scambio vinto è partito con il servizio della squadra che ha realizzato lo scambio stesso. Proteste. Andiamo ancora avanti, vediamo ancora un'azione. Servizio italiano. Palla in gioco, palla molto alta, punto Cuba. Cuba ritorna a poter servire. Guardate la traiettoria del pallone, estremamente alta. Guardate il servizio, sempre o quasi sempre piedi per terra. Difficilmente si vedevano servizi in salto. L'assalto float non esisteva. Palla molto alta, che viaggia molto alta sopra il nastro della rete. Vediamo su un altro esempio con il Rally Point System. Questa finale mondiale di 2 anni fa. 2 anni fa, mi sembra, sì. Allora, intanto guardate subito il punteggio.
1-0, Italia al servizio, questo sarebbe stato punto in ogni caso. Intanto guardate l'incidenza del servizio e la velocità di palla, divisione femminile tra l'altro, battuta, salto float, punto realizzato. Risultato 2-0, battuta Italia, il punto dovrebbe essere realizzato dalla Serbia, eccolo qui. Lo score cambia 2-1, nonostante il servizio fosse all'Italia. Nuovo regolamento, ogni azione assegna un punto. Sia che partiamo noi dal servizio, che la mia squadra parte dal servizio, sia che la squadra avversaria abbia messo in gioco il pallone. Salto float, traiettoria decisamente più aggressiva rispetto a prima, ma guardate anche i palloni che vengono gestiti sui laterali. Fallo di invasione, l'abbiamo visto in precedenza, l'atleta tocca la rete con la mano sinistra nella fase di caricamento e questo viene sanzionato come fallo. Palla al centro è sempre rimasta comunque, già dai tempi, diciamo negli ultimi 30 anni, comunque la palla al centro è sempre stata una palla rapida, ma il servizio guardate quanto passa più vicino alla rete. In questo ovviamente incide anche la fisicità dei corpi. Guardate questa palla, anche se arriva da una distanza maggiore, guardate la traiettoria che viene imposta dal palleggiatore, che non alza la traiettoria ma continua a spingere rapidamente il pallone stesso. Adesso dovrebbero esserci dei replay, quindi guardate la velocità rispetto alla linea del net, quanto entra più aggressivo il servizio stesso. Ogni palla assegna un punto. Palla sul laterale, molto rapida. Nel video del precedente dell'Italia, vi ricordate quanto il pallone viaggiava alto? Guardate che traiettoria tesa al pallone che arriva sul laterale. Questo per capire già qual è la direzione che la pallavolo ha preso. E poi andiamo a vedere quello che è proprio il paragone maschile. Questa è l'ultima finale mondiale. Intanto, tutti i giocatori, nessuno dei giocatori al servizio batte piedi a terra. Quasi tutti, praticamente tutti, servono o salto spin o salto float in maniera estremamente aggressiva sulla linea del nastro. Guardate dove escono i giocatori a muro. Vi ricordo che la rete è 2,43 m. Per darvi dei parametri, i giocatori in campo attaccano il pallone colpendolo non meno di 3,75 m sopra la rete, quindi 1 metro e 30 quasi sopra la rete. Ci sono dei picchi di alcuni giocatori che colpiscono anche a 3,90. Guardate le traiettorie del palleggiatore, quanto la palla è veloce, ovviamente per non permettere all'organizzazione del muro avversario, per non permettere un posizionamento repentino che faciliti il contrasto della fase diciamo della squadra in difesa rispetto a quella che sta attaccando. Servizio sempre estremamente aggressivo, perché se no la palla, se è troppo facile, ritorna in maniera molto molto pesante. Guardate qual è la traiettoria del pallone di questo attacco dalla seconda linea, estremamente basso, 120 km all'ora la rilevazione. Ci guardiamo ancora uno scambio.
battuta salto float sempre molto aggressiva, palla sempre estremamente rapida. Ora, semplicisticamente potremmo dire che la pallavolo è più fisica. Perché? Perché ci sono dei fisici più importanti, perché si picchia più forte il pallone. Come vi dicevo, atleti maschili colpiscono il pallone anche, diciamo, gli atleti di elite, quelli principali a livello mondiale, colpiscono il pallone a 3,80 m, 3,85 m, anche 3,90 m, che significa fondamentalmente che stanno quasi a un metro e mezzo sopra la linea del nastro. 3,80 m, in una casa moderna, i balconi del primo piano sono a 3 metri. Fatevi un po' l'idea di dove mettono la testa, dove balzano questi atleti, che sicuramente sotto il profilo dell'estrinseca condizionale sono avantissimo, ma uguale per le donne. Diciamo che oggi Paola Egonu, la ragazza di colore della nazionale italiana, che colpisce il pallone a 3,43 m, colpisce ben sopra il metro della rete, che è posta a 2,24 m. Per darvi dei parametri, un giocatore maschile, uomo di serie A2, quindi di seconda categoria, colpisce più o meno a 3,40 m. Quindi colpisce un atleta di elite femminile, colpisce all'altezza di un atleta uomo maschile. Quindi siamo sicuramente a un'esaltazione fisica. Ma non possiamo fermarci unicamente a quella condizione lì. Immaginate anche il palleggiatore, quanta destrezza, quanta capacità, quanta sensibilità debba avere per far descrivere delle traiettorie così rapide al pallone, ma che siano comunque colpibili dall'attaccante. Quanta capacità di sincronizzazione, quindi quanta capacità dell'attaccante stesso, che non, anche se colpisce il pallone molto sopra la linea della rete, dovrà essere molto bravo a capire il momento in termini di ritmo e di sincronia sulla traiettoria del pallone stesso. E quelle sono capacità coordinative, non c'entra niente quanto alto vai, quanto forte tiri. Conta quanto bravo sei, quanto abile sei. Non è soltanto salto in alto, allora vinco. Non è, è come, sarebbe riduttivo come dire, se nel calcio corri di più, vinci. Certo, e probabilmente è un plus. Però, alla fine, quando c'è una componente di tipo tecnico, dovrà essere bravo, abile, capace di estrinsecare tutte le mie qualità a una velocità superiore, a un'altezza superiore, per poter ottimizzare quella che è l'azione stessa. E quando andate a fare analisi su uno sport, è questo che dovete guardare. Dovete essere capaci di analizzare in maniera precisa, puntuale, cosa viene chiamato in causa in quello specifico frangente. È evidente che negli ultimi 30 anni la velocità è stata esaltata. Ma non è soltanto questione perché prima i giocatori maschili magari erano alti 1,90, adesso sono alti 2,10. Non è solo per quello. È perché al fronte di una fisicità maggiore, che è determinata anche da una qualità di allenamento superiore, fa fronte anche a una capacità coordinativa molto maggiore, molto più esaltata, molto più estremizzata, che permette di muoversi in maniera sincrona questi colossi, queste gigantesse. Però rimane il punto che, motoriamente parlando, non ci possiamo fermare a guardare unicamente l'idea di mamma mia quanto sono alti, mamma mia quanto tirano forte. È come dire, vedere una partita di basket e dire mamma mia quando sono alti, però poi alla fine il pallone lo devi trattare. E ben sappiamo che più le leve sono ampie,
più tu devi essere coordinato, più la richiesta coordinativa per gestire un apparato distale da un apparato prossimale è complesso. Quindi senz'altro abbiamo una fisicità e quindi anche un'espressione di selezione maggiore, quindi si va a cercare un'antropometria maggiore già nei giovani, si va a cercare comunque alcune caratteristiche, ma indubbiamente per arrivare a livello elitario e livello assoluto, l'esperienza motoria diventa determinante, l'esaltazione coordinativa diventa determinante, la capacità di estrinsecare forza, forza meccanica, forza esplosivo reattiva è determinante, perché non basta se no essere alti, grossi e muscolosi. Bisogna poi, in una situazione di sport di squadra, avere la capacità di applicare questo tipo di forza e deputarla all'obiettivo del gioco sportivo stesso. Come si diceva in un'antica pubblicità, la potenza è nulla senza il controllo, banalmente. Però noi da tecnici dobbiamo essere capaci di visionare questi dettagli e portarli avanti come modelli per far capire a noi stessi anche dove dobbiamo andare a parare, fondamentale. Quanto ci vuole, quanto lavoro c'è su una base sicuramente naturalmente già adatta a esaltare quelle che sono le caratteristiche degli atleti stessi. Va bene. Domande, dubbi, perplessità su quelle che sono le parti tecniche, anche sulle parti dei falli, perché c'era un po' di confusione, ma anche perché giustamente non è che tutti sono così vicini avvezzi allo sport, ed essendo comunque materia accademica dobbiamo un pochino andarle a visionare e ad esaltarle. Spero di avervi reso un po' l'idea su quella che era anche la lezione della passata settimana sulla parte tecnica, ecco. Andate a rivedere e a riguardare anche il materiale della passata settimana e cercate poi di fare un matching tra quelle che sono le immagini che abbiamo appena visto e quello di cui abbiamo già anche parlato e di quelle che sono anche le slide della passata settimana, che magari riuscite a trovare delle correlazioni che possono essere più solide in tema regolamentare, ecco. Domande, dubbi, perplessità? Fate questo sforzo, anzi fatelo su uno sport che non è il vostro. Cercate di guardare uno sport che sia distante magari di quello che praticate e cercare di analizzarlo, ma non semplicemente sul chi vince e chi perde, sul che è bravo e che non è bravo, ma come fa a fare quella cosa lì? Che cosa ci vuole? Che cos'è il background per arrivare a quello? Qual è la capacità elettiva per esaltare questo sistema? Questo tipo di analisi diventa focale, fondamentale, per poter allenare anche un corpo, non soltanto un atleta e un gioco. Esaltare questa capacità vi permette di essere fruibili ed essere d'aiuto a tutte le esigenze, a quelle che possono essere le varie categorie di atlete e di sportivi che vi si pongono davanti. Non essere soltanto focalizzati e vicini a quello che è il nostro sport. È uno sviluppo ed è una capacità determinante per analizzare. Se non ci sono altre domande, io vi congederei. Direi che siamo a posto. Abbiamo detto un sacco di cose. Vi congedo, vi saluto. Ovviamente caricherò questa call nel mio Moodle e anche le slide
correlate. Andate a riguardarle, non accumulate troppo lavoro. Se poi avete domande, dubbi, perplessità, sia su questo materiale, sia su delle problematiche vostre specifiche, come al solito fatevi avanti e cercherò di essere il più disponibile possibile nel darvi una mano. Se non c'è altro, vi saluto e vi ringrazio e ci riaggiorniamo alla prossima settimana. Direi che non c'è altro, vi saluto. Buona giornata, buon appetito e aggiornamento a giovedì prossimo con voi. Grazie mille, a presto.